Bene, eccoci qua di nuovo in diretta su TV Radicale. Quest'ultima 25 minuti di palinsesto saranno dedicati al tema sul testamento biologico. E vi informo subito di che cosa si tratta. Allora, ieri a Cinque Fronti, in provincia di Reggio Calabria, è venuta a trovarci Mina Welby, in Calabria Radicale, in collaborazione con l'associazione Megale Hellas, appunto di Cinque Frondi, ha organizzato in collaborazione con noi un incontro pubblico dove ha partecipato Mina Welby. Era il suo primo incontro pubblico in Calabria. Ci ha fatto veramente piacere questa visita e Mina ha avuto l'opportunità di presentare i suoi libri, l'ultimo libro che ha scritto, che è L'ultimo gesto di amore. È una lunga intervista dove parla della sua vicenda umana, parla di Pier Giorgio e di tutta quanta la vicenda che poi ha portato alla morte di Pier Giorgio Welby quando il dottor Mario Riccio lo sedò e spense il respiratore che lo teneva in vita. E poi Mina Welby in questo incontro pubblico ha anche presentato il libro uscito postumo di Pier Giorgio Welby, che racconta un po' ampi spezzoni della vita di Pier Giorgio. Il libro si intitola Ocean Terminal. Questo incontro pubblico è stato un po' il finale di una giornata che è cominciata con un'intervista che Mina ha rilasciato a Reggio TV, è una seguitissima emittente locale, seguita in provincia. Dalla provincia di Messina fino all'Alto Vibonese, compreso tutta la provincia di Reggio Calabria. L'intervista toccante che verrà trasmessa nei prossimi giorni. E poi che cosa è accaduto di altro? È accaduto, ecco, abbiamo registrato una conferenza stampa. Abbiamo registrato una conferenza stampa che diamo adesso in anteprima a TV Radicale. E questa conferenza stampa, devo fare una premessa, poi viene anche ripresa nella prima parte, non dura molto, sono soltanto 13 minuti, ma 13 minuti assolutamente incisivi. È un'iniziativa che Calabria Radicale lancia con questa conferenza. La conferenza stampa è tenuta però in modo non tradizionale, cioè questa conferenza stampa verrà nei prossimi giorni trasmessa attraverso internet. Potrà essere poi dopo visualizzata dai giornalisti che lo desidereranno on demand. E questa conferenza stampa vivrà solo ed esclusivamente su internet e ci saranno dei giorni e degli orari a disposizione dei giornalisti per porre delle domande. È diciamo un po' una sperimentazione concreta però di un nuovo modo di aiuto della tecnologia. Rispetto alle forme di lavoro tradizionale. Certo, l'uso di internet comporta questo problema. Se io faccio vivere una cosa solo ed esclusivamente sul web, è automatico che escluderò dalla fruizione di questo contenuto un certo numero di persone che coincide con tutti quelli che internet non lo utilizzano oppure che non accedono alla banda larga. E con le conferenze stampa invece internet si può utilizzare accelerando il lavoro e facendo in modo che il lavoro sia anche, come posso dire, più produttivo e meno, meno macchinoso nell'organizzazione, perché io posso confezionare una conferenza stampa. Proporla, fare in modo che i giornalisti non si spostano, si abbattono quasi totalmente i costi e comunque l'effetto è lo stesso. Ecco, con i giornalisti chiaramente il discorso di escludere qualcuno per via dell'uso di internet non può esistere perché al giorno d'oggi nessun giornalista si sognerebbe di non utilizzare internet. Quindi è un po' anche un tastare il polso il nostro per vedere il riscontro a questa novità. La novità è quella che invece di organizzare una conferenza stampa tradizionale fatta dell'affitto classico della saletta, i comunicati con gli inviti ai giornalisti, i giornalisti che alla talora arrivano, ascoltano gli oratori che espongono quello che devono esporre, poi loro andranno a scrivere il pezzo, ecco, questo avverrà soltanto sul web. E
Il tema che abbiamo scelto per questa iniziativa è argomento importante, il testamento biologico. Adesso io lancio proprio quella che è la conferenza stampa e poi dopo ritorneremo nuovamente in diretta per discutere le ultime cose per avviarci alla chiusura di questa fascia di palinsesto. Allora, abbiamo il video che sta per arrivare. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, io sono Marco Marchese, sono il segretario dell'Associazione Calabria Radicale. E questa conferenza stampa è una conferenza stampa sperimentale. Perché voi giornalisti giornalisti avete avete ricevuto ricevuto l'invito l'invito a a partecipare partecipare a a questa questa iniziativa, iniziativa, però però questa questa iniziativa iniziativa non non si si svolge svolge in in modo modo tradizionale. tradizionale. Normalmente Normalmente le le conferenze conferenze stampa stampa sono sono organizzate organizzate in in una una sala, sala, quindi quindi alla alla presenza presenza di di voi voi giornalisti. giornalisti. Invece Invece questa questa conferenza conferenza si si svolge svolge tutta tutta in in modo modo assolutamente assolutamente virtuale. virtuale. È È pubblicata pubblicata su su internet internet e e se se vedete vedete lo lo spazio spazio internet internet intorno intorno al al video video che che state state in in questo questo momento momento vedendo, vedendo, troverete troverete anche anche il il mio mio numero numero di di telefono telefono e e il il numero numero di di telefono telefono di di Mina Mina Guelpi, Guelpi, che che è è al al mio mio fianco, fianco, alle alle quali quali poi poi dopo dopo rivolgere rivolgere le le vostre vostre domande. domande. Sempre Sempre intorno intorno al al video video che che state state guardando guardando trovate trovate anche anche i i giorni giorni e e gli gli orari orari in in cui cui ci ci potete potete rivolgere rivolgere delle delle domande domande e e noi noi siamo siamo speranzosi speranzosi che che questa questa iniziativa iniziativa di di una una conferenza conferenza stampa, stampa, che che è è una una di di una una serie, serie, poi poi continueremo continueremo con con altre altre iniziative iniziative di di questo questo tipo. tipo. Siamo Siamo speranzosi speranzosi che che voi voi apprezzerete apprezzerete questo questo modo modo di di un un po' po' innovativo, innovativo, nuovo, nuovo, di di fare fare informazione, informazione, di di avvicinare avvicinare gli gli organi organi di di informazione informazione utilizzando utilizzando questo questo strumento strumento che che è è internet. internet. Internet è Internet è uno uno strumento strumento che che da da un un certo certo punto punto di di vista vista può può escludere, escludere, perché perché non non tutti tutti lo lo utilizzano utilizzano e e non non tutti tutti lo lo hanno hanno in in disponibilità. disponibilità. Ma Ma siccome siccome questo questo audio-video audio-video è è rivolto rivolto esclusivamente esclusivamente ai ai giornalisti, giornalisti, beh, beh, allora allora un un giornalista giornalista non non può può espletare espletare il il proprio proprio lavoro lavoro senza senza internet internet e e quindi quindi ci è ci è sembrato sembrato opportuno opportuno utilizzare utilizzare questo questo strumento strumento innovativo innovativo proprio proprio per per facilitare facilitare il il nostro nostro e e il il vostro vostro lavoro. lavoro. Qui Qui però però oggi oggi non non siamo siamo a a parlare parlare di di internet internet di di questi questi strumenti, strumenti, ma ma questa questa conferenza conferenza stampa stampa è è dedicata dedicata al al tema tema del del testamento testamento biologico. biologico. Ecco Ecco perché perché Mina Mina Guelpi Guelpi è è qui qui con con noi noi in in Calabria Calabria oggi oggi e e partecipa a partecipa a questa questa conferenza. conferenza. E E testamento testamento biologico biologico se se ne ne parla parla già già da da alcuni alcuni anni. anni. Adesso Adesso Mina Mina ci ci spiegherà spiegherà il il testamento testamento biologico biologico dal dal suo suo punto punto di di vista vista e e dalla dalla sua sua esperienza esperienza personale, personale, ricordando ricordando anche anche che che lei è lei è l'autrice l'autrice di di un un libro libro che che in in queste queste settimane settimane è è in in tutte tutte le le librerie librerie e e si si chiama chiama L'ultimo L'ultimo gesto, gesto, è è intitolato intitolato L'ultimo L'ultimo gesto gesto di di amore. amore. E in In più più in in queste queste settimane settimane Mina Mina Guelpi Guelpi promuove promuove anche anche il il libro libro di di Pier Pier Giorgio Giorgio Guelpi Guelpi uscito uscito postumo, postumo, sono sono gli gli scritti scritti di di Pier Pier Giorgio, Giorgio, il il libro libro si si intitola intitola Ocean Ocean Terminal Terminal e è e è molto molto bello, bello, molto molto significativo significativo e e Pier Pier Giorgio Giorgio Guelpi Guelpi in in questi questi scritti scritti ripercorre ripercorre una una porzione porzione della della sua sua vita vita fino fino a a qualche qualche mese mese prima prima della della sua sua morte. morte. Testamento Testamento biologico biologico perché perché ne ne parliamo parliamo in in Calabria? Calabria? Prima Prima di di tutto tutto nei nei giorni giorni scorsi scorsi si è si è svolto svolto a a Polistena Polistena un'iniziativa un'iniziativa pubblica pubblica a a cui cui ha ha partecipato partecipato Mina Mina Guelpi. Guelpi. Da Da Polistena Polistena si si apre apre una una stagione stagione di di proposta proposta che che noi noi vogliamo vogliamo portare portare negli negli enti enti locali locali qua qua in in Calabria. Calabria. E E nelle nelle prossime prossime settimane, settimane, come come associazione associazione Calabria Calabria Radicale, Radicale, contatteremo contatteremo tutti tutti i i 400 400 e e oltre oltre comuni comuni calabresi calabresi per per proporre proporre loro loro l'istituzione l'istituzione del del registro registro dei dei testamenti testamenti biologici. biologici. Il Il testamento testamento biologico. biologico. Diciamo il Il testo, testo, il il senso senso del del testamento testamento biologico. biologico. Ne Ne parlerà parlerà Mina Mina fra fra qualche qualche attimo. attimo. Io Io voglio voglio soltanto soltanto spiegare spiegare che che in in Calabria Calabria c'è c'è un un unico unico comune comune che che ha ha istituito istituito il il registro registro dei dei testamenti testamenti biologici biologici e e che è che è il il comune comune di di Polistena. Polistena. Solo Solo che che ci ci risulta risulta che che nel nel comune comune di di Polistena Polistena il il regolamento regolamento attuativo attuativo
Ancora non è stato dato corso e seguito all'ultima parte, giusto appunto il regolamento attuativo che dà poi dopo azione concreta al testamento, al registro sui testamenti biologici. Quindi invitiamo il Comune di Polistena a dare attuazione ad una delibera che nella passata consiliatura era stata approvata praticamente all'unanimità. Polistena può fare da apripista qua in Calabria, perché noi auspichiamo che in tutti i comuni calabresi possano essere istituiti i registri dei testamenti biologici. Io a questo punto ho finito la mia introduzione e con piacere passo la parola a Mina Guelbi. Grazie a Marco, e prendo molto volentieri la palla al balzo e prendo subito l'invito di parlare appunto di questo testamento biologico, o dir si voglia dichiarazione anticipata sui trattamenti, che è una espressione forse più felice di testamento, perché non vuole indicare direttamente una volontà di andare via dalla vita, di morire. È una volontà come essere curati o non essere curati dal nostro medico. Anzitutto, per avere queste istruzioni, come dover e voler essere curati, dobbiamo essere informati dal medico. Quindi un testamento biologico o le dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari devono avere assolutamente piena informazione sulla malattia di cui soffriamo o di quello che potrebbe succedere se oggi non soffriamo di nulla, però vogliamo indicare che se venissimo ricoverati in sofferenza estrema, dove non possiamo più esprimere su come essere trattati, e che cosa ci succede se rifiutiamo determinate terapie. Per esempio, se io ho un grave incidente stradale, se sono in coma, il medico deve capire che cosa mi serve. Se sono in gravissima difficoltà, per esempio che non ho avuto l'irrorazione del sangue nel cervello per oltre 10 minuti, allora la corteccia cerebrale potrebbe essere danneggiata in modo tale da non potermi più riprendere e di finire in uno stato vegetativo. Quindi io potrei scrivere, queste soltanto sono indicazioni che possiamo dire, non vorrei rimanere in stato vegetativo, e se rimango in uno stato di incoscienza, di incapacità di tornare alla piena vita di relazione, voglio essere lasciata andare. Ecco, questo possiamo dire, cioè non voglio che mi venga impiantato un respiratore artificiale in caso avessi insufficienza respiratoria, anche questo si potrebbe dire. Deve essere specificato precisamente di come voler essere curati in determinate situazioni. E quindi solo in questa maniera un testamento può avere veramente valore legale, e quindi dovrebbe essere poi anche sottoscritto da un notaio. Però non tutti i cittadini trovano così facilmente un notaio, quindi ho lanciato la mia posizione dal mio piccolo, come cittadina semplice, di poter trovare uno sportello di atti notarili sostitutivi in tutti i comuni. Ogni comune d'Italia ce l'ha questo sportello, e lì si possono fare autenticare le proprie firme sotto il testamento biologico. Il comune poi dovrebbe avere un registro dove vengono notificati o di aver rilasciato questa dichiarazione e di tenerlo a casa, oppure anche, come si usa in tanti altri comuni, di raccoglierli direttamente in una teca molto riservata, in cassaforte, che però è meno sicura perché nel momento che ho bisogno potrebbe essere chiuso il comune. Quindi è più semplice fare la dichiarazione davanti al notaio,
per iscritto, oppure un foglio riempito con una, la firma. E poi la dichiarazione del notaio, del funzionario del comune, che questa persona ha rilasciato il giorno tale, in forma privata, questa dichiarazione di trattamenti sanitari, è davanti a un fiduciario e insieme al fiduciario con tutto il nome e dove lo tiene riposto. Questa sarebbe la cosa più semplice per tutti quanti. E questa cosa vorrei lanciare anche qui in Calabria e in tutti i comuni, che la Calabria sia per esempio anche in questo, in una di queste cose molto civili, apripista per tutte le altre regioni. E questo mi piacerebbe veramente, se si riuscisse, se i miei compagni radicali su questa mia richiesta riuscissero veramente a lanciare e a far capire alle persone, a tutti i cittadini, che questo è un diritto del cittadino di poter essere informato, di poter chiedere o vietare determinati trattamenti. Ecco, sono già molti comuni in tutta Italia, anche comuni abbastanza grandi, come per esempio c'è Firenze, Pisa, c'è Cagliari come provincia, dove vengono raccolti in tutta la provincia, vengono di tutta la provincia alla provincia di Cagliari e dove fanno poi la loro dichiarazione. C'è Genova, c'è Prato, ci sono dei notai che lo fanno. Il notaio Aricò di Firenze ha già raccolto oltre 2500 testamenti biologici a solo un prezzo, al prezzo di un euro, quindi è una cosa veramente straordinaria. Ecco, io do questo invito, voglio trasmetterlo attraverso voi giornalisti a tutti i comuni della Calabria e spero che siano veramente in tanti a rispondere. Se qualcuno pensa che è un'azione di quasi ribellione, di qualche cosa di per andare contro qualcuno, no. Questo è per dare un segnale al nostro governo, al nostro Parlamento, di venire presto a concludere la legge sul testamento biologico, che deve essere emendata e poi approvata dalla Camera dei Deputati, dove per il momento c'è un testo che non soddisfa le nostre volontà, perché è il medico alla fine quello che deve decidere. Ma se la legge dovesse uscire in questa forma, sono proprio i cittadini che hanno rilasciato le loro volontà come essere curati a poter attaccare questa legge, a potersi rivolgere a un magistrato, ad avere giustizia per quello che loro chiedono, perché secondo la Costituzione, articolo 32, nessuno è obbligato a subire dei trattamenti sanitari. Quindi anche questa legge potrebbe essere corretta, come viene corretta in continuazione anche la legge 40. È già stata ritoccata e modificata e stiamo aspettando altre modifiche da parte della Corte Costituzionale. Credo di avere concluso in questa maniera e se ci sono domande sono disponibile appunto negli orari indicati. Grazie. Bene, grazie a tutti i giornalisti che avranno voluto seguire questo audio video e rinnovo anche io l'invito per qualsiasi domanda negli orari e numeri di telefono potete chiamare e vi potete rivolgere delle domande direttamente a Mina e a me che vi parlo e con questa conferenza stampa è chiusa e grazie per averci seguito. Bene, eccoci qua, ritorniamo. Ecco qua, ritorniamo in diretta su TV Radicale per veramente gli ultimi minuti di questa fascia oraria. Intanto è già quasi pronta la nuova conduzione della fascia oraria che andrà appunto dalle 18 fino alle 20.
Quindi l'invito è quello di restare assolutamente in ascolto di TV Radicale. E abbiamo appena terminato di ascoltare la conferenza stampa, una conferenza stampa assolutamente sperimentale e che in anteprima abbiamo trasmesso qui su TV Radicale, che verrà lanciata, organizzata nei prossimi giorni e che vedrà la sua vita soltanto online per i giornalisti. Il tema trattato è trattato da chi vi parla, è trattato da Mina Welby, è quello del testamento biologico, e l'iniziativa è quella da parte dei radicali calabresi di invitare tutti i comuni della Calabria ad istituire il registro sui testamenti biologici. E, attualmente lo stato dell'arte è che un registro sui testamenti biologici è stato deliberato nel comune di Polistena in provincia di Reggio Calabria, e solo che cosa è accaduto? Manca in questo caso il regolamento attuativo. Nel mezzo c'è stato chiaramente il cambio del sindaco e quindi una nuova consigliatura. La delibera c'è, il testamento biologico potrebbe, i cittadini si potrebbero recare tranquillamente in comune per presentare il proprio, oppure utilizzare dei modelli, oppure un modello fornito da parte di un'associazione, ormai ce ne sono tante che se ne occupano. Purtroppo a Polistena ancora non è possibile, perché la nuova amministrazione non ha ancora deliberato quello che è il regolamento attuativo. Quindi noi invitiamo il comune di Polistena ad adoperarsi affinché possa dare ai propri cittadini la possibilità di registrare il proprio testamento biologico, e poi lanceremo nei prossimi giorni, ci vorranno forse un paio di settimane, questa iniziativa di contatto di tutte le amministrazioni comunali calabresi affinché anche loro adottino la stessa delibera, e chiaramente l'eventuale il regolamento attuativo delle delibere stesse, per dare al numero più ampio di cittadini possibili in Calabria la possibilità di registrare il testamento biologico. Adesso io con questo chiudo questa fascia di palinsesto, ringrazio tutti quanti coloro che ci hanno seguito, e lancerò in questo momento un breve spot e poi ci sarà il nuovo conduttore e la trasmissione di TV Radicale continueranno.